corsa della X30 Senior che scatta davanti a Temu Petioi, davanti a tutti, che subito riesce a difendersi dai tentativi e a scappare dietro la bagarre che coinvolge Carinini, che perde un paio di posizioni e allora si mette a tirarsi sulle maniche per provare a recuperarle. Lo fa riscavalcando Colombo e Croccolino, però senza poi riuscire ad avere la meglio di Comanducci. Allora si mette alle sue spalle, lo rimonta e si francobolla al posteriore, mentre dietro è fuoca le polveri la lotta nel gruppo di Zolof, di Malizia, di Albanese, che poi riesce a scappar via con tanta bagarra, che permette a tanti piloti di rientrare in un serpentone che non si è risparmiato i colpi, curva dopo curva, stretta dopo stretta, e alla fine ha visto qualcuno insomma prendere la via dell'erba anche nel corso dei duelli, dei ruota a ruota che hanno coinvolto Locatelli, Ravera, Di Filippo, Guazzaroni, Lavazza, Scognamiglio, Colombo, Russo, Solov scivolato parecchio indietro. Alla fine là davanti Carinini dà tutto, ci prova fino alla fine, si appaia sul traguardo ma non basta. Comanducci chiude secondo, Carinini terzo, ma davanti a tutti sempre Temu Petioi, che dall'inizio alla bandiera a scacchi si porta a casa questa gara.